Uno dei progetti della 62, un altro progetto della 62esima edizione del premio Bici Bugatti di Segantini si chiama Adesso con un punto esclamativo. È un'affermazione molto semplice che nasconde un problema molto complesso. Adesso è un'azione di sperimentazione sociale che viene fatta per valorizzare il concetto di tempo. Dietro una parola semplice c'è questa attività fatta attraverso gli strumenti della modernità, che sono WhatsApp, che ha permesso di collegare, legare tutti gli amici del premio Bici Bugatti Segantini in tutto il mondo, a cui è stato chiesto di effettuare un'istantanea all'atto del ricevimento del segnale a una data ora, in un dato giorno del mese scorso. Questo concetto ha sotto un concetto di natura tecnologica, la velocità della luce che ci permette di fare questa azione in tempi brevissimi. C'è un concetto di tecnologia legata alla costruzione della fotografia. Immaginate solo, 20 anni fa per fare un'operazione di questo tipo minimo ci voleva una Polaroid che doveva essere fatta, stampata, inviata per posta e concentrata qui. In questo momento, in pochi secondi, in pochissimo tempo, in un tempo veramente dell'istante che arriva, noi abbiamo un'immagine fatta a colori, riproducibile e stampabile. È un salto tecnologico assolutamente del futuro su cui forse non abbiamo meditato abbastanza. È una distruzione della materialità, è un discorso. C'è anche una componente soggettiva all'interno di questo percorso di adesso, perché nel momento che uno scatta una foto sull'indicazione all'istante, esprime in quel momento lì, sull'oggetto che recupera, sui tempi di risposta rispetto al segnale, la propria soggettività, la propria attenzione rispetto alla percezione di questa iniziativa. Questi due elementi sono ancora elementi parziali, perché abbiamo contattato persone in Bolivia, in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti, eccetera, che rappresentano un micromondo, la bolla in cui loro vivono, della loro sensibilità, della loro psicologia, ma non colgono, non riusciamo a cogliere noi insieme l'insieme del contesto complessivo, sociale e culturale in cui ciascuno di questi vive. Il progetto sarà restituito a settembre in forme visive e di racconto di questa iniziativa, esprimendo sia gli aspetti di natura concettuale legati alla tecnologia, alla lettura delle immagini, quindi agli aspetti di natura psicologica legati alla formazione e al rilascio dell'immagine, ma anche una meditazione sul concetto di rete e di composizione grafica del risultato di questo lavoro. È un vero progetto internazionale con delle componenti di complessità molto significative.